La giornata sta davvero diventando brutta, guardate il cielo. Ma io mi sono appena svegliato e voglio andare a fare una passeggiata per strada. Tanto adesso sta per piovere, non possiamo andare a fare la passeggiata. Hai ragione, sta per piovere. Eh sì. E non possiamo andare a fare la passeggiata. No, dai, Anto, non essere triste, andremo domani. Ma hai messo tu queste uova su questo tavolo? No, io non ho messo niente qui, sei stato tu, secondo me. Anto, non farmi brutti scherzi. Vinci, io non ti sto facendo nessuno scherzo. Ah, sei proprio sicuro? Perché questo sembra davvero un brutto scherzo. Diavoletti? Mamma, cosa sono queste uova? Ah? E quello è gigante. Sì, quello è un uovo gigante. Mega, super, iper, mega gigante. E guardate, diavoletti, qui c'è l'uovo di Peppa Pig. Lì c'è l'uovo di Shrek. E qui c'è l'uovo di Among Us cattivo. Ma perché ci sono queste uova sul tavolo? Vinci? Qui ci sono due fogli. Qui ci sono due fogli. E leggiamoli. Ok, dobbiamo leggere questi fogli. Certo che dobbiamo. Benvenuti nel gioco delle uova. Cosa? Gioco delle uova? Questo è un gioco? E di cosa si tratta? Dovete scegliere quattro uova da aprire. Quattro? E dovete sconfiggere ogni mostro che uscirà da ogni uovo. No, no, no. Se ho capito bene, per esempio, se apriamo l'uovo di Peppa Pig paurosa, da quest'uovo uscirà Peppa Pig paurosa! E noi dovremmo sconfiggere Peppa Pig paurosa. No, non ci voglio giocare. Leviamo tutto? Vinci? Sì, questo gioco è molto pericoloso perché se per esempio apriamo l'uovo di Huggy Wuggy, dall'uovo uscirà Huggy Wuggy e poi noi dobbiamo Che sconfiggerlo! terribile. Non voglio giocare a questo gioco, non voglio giocare! Noi non giocheremo mai a quel gioco molto strano. No, No! assolutamente no. Adesso vinci, rientriamo in casa e andiamo a dormire. Certo, non ripeterlo due volte. Perché la porta non si apre? Diavoletti, la porta è bloccata! Spostati, Anto, di sicuro sarai ansioso per colpa di quelle uova strane. Non si apre? No, la porta è proprio incastrata, come se l'avessi chiusa qualcuno da dentro. Vinci? Ma perché non possiamo entrare in casa nostra? Non lo so, non ne ho idea, ma una cosa è certa che ho tanta paura. Ah, è orribile. Vinci? Leggi qui, leggi! Se non giocate a questo gioco, non potrete più entrare in casa vostra! Dovete giocare per forza, perché questo foglio ci sta costringendo. Io non voglio giocarci. Vinci? Dobbiamo giocare per forza a questo gioco, se no, non potremo più entrare in casa nostra! È davvero orribile, Anto. Io non ci gioco. Adesso levo tutte queste No, uova. Vinci! Non togliere queste uova! Dobbiamo giocare per forza a questo gioco, oppure non vedremo mai più casa nostra! E neanche il nostro cagnolino. Il nostro cagnolino è rinchiuso in casa nostra. È terribile. Dormiremo per strada. Ah, no. Ok, diavoletti, dobbiamo giocare a questo gioco. E per iniziare a giocare a questo gioco dobbiamo scegliere un uovo da aprire. Guarda, guarda questo Shrek. Oh, no. Infatti, adesso dobbiamo scegliere un uovo. E poi da quell'uovo uscirà il mostro da sconfiggere. Allora, ecco la nostra regola. Ci sono. Ascoltami, guardami. Allora, la nostra regola è scegliere l'uovo meno spaventoso che ci sia, ovviamente. Vinci, ma tutti sono spaventosi. Lo so, ma non dirlo. Ok, diavoletti, quale uovo dobbiamo scegliere? Diavoletti, scegliamo l'uovo di Peppa Pig paurosa? No, no, no! Ok, scegliamo l'uovo dell'arancia paurosa? No, Anto, No, no! l'arancia è davvero molto pericolosa. Ok, diavoletti, scegliamo l'uovo di Among Us pauroso? Oppure l'uovo di questo bambino pauroso? No, No, non no! riesco neanche a guardarlo. Ok, diavoletti, allora? Io ho scelto, Vinci, io ho scelto! Scegliamo l'uovo di Sonic pauroso! Sto tremando! Anch'io sto tremando. Dobbiamo aprire l'uovo di Sonic pauroso! E poi, da quest'uovo uscirà Sonic pauroso e noi dovremo sconfiggerlo! Da ogni uovo esce un mostro! Aspettate! Prima di aprire il primo uovo, vogliamo scrivere qualcuno su questa maglietta? Eh sì, perché stiamo scrivendo tutti i vostri nomi su questa maglietta! E oggi scriveremo... Gaia! Ciao Gaia! Ecco fatto! Ta-da! E se volete essere scritti anche voi su questa maglietta, commentate e non dimenticate di iscrivervi! Ok. Apriamo quest'uovo!
Cos'è questa polvere blu? Cosa? È stata una pessima idea, lo sai, vero? Vinci? Senti anche tu? Qualcuno ci sta dicendo di entrare in casa. Ok. Ma non è che è Sonic che sta dicendo di entrare in casa? Entriamo in casa, diavoletti. Okay. Sto tremando. Sì, Sonic ci sta dicendo di entrare in casa, lo sentite? Ah, tu fai finta che non ci sia nessuno in casa nostra. Entriamo come se niente fosse successo. Entriamo in casa. Cosa? Ma perché la luce di casa nostra adesso è blu? Chi l'ha cambiata? La luce era bianca! La luce era bianca! Noi non abbiamo lasciato casa nostra in questo stato. Dici? Guarda chi c'è lì! È proprio Sonic! È terribile! Ehi Sonic, vai via perché sei molto pauroso. Noi... Ma sei gigante! Non vogliamo più vederti, vai no, via! No, allontanati! Non andrò mai via! Non andrò mai via! Non andrò mai non via! Non andrai mai via? Ehi Sonic, devi andare via, ok? Assolutamente sì. Vinci, leggi questo foglio. Leggi, muoviti, di sicuro sarà un metodo per scacciare via Sonic. Per far andare via Sonic pauroso da casa vostra? Sì, perché c'è proprio Sonic pauroso in casa nostra. Oh no, fa davvero paura a non guardarlo. Dovete trovare la sua statuetta insieme al diamante perduto. E dove si troverà mai? Ma dove troveremo la statuetta di Sonic insieme al suo diamante perduto? Sta correndo! Sta correndo di qua e di là! Ok, Vinci, usciamo, usciamo da questa casa e andiamo a trovare Sonic statuetta e il suo diamante perduto. Così se troveremo queste cose, Sonic pauroso andrà via da casa nostra per sempre. Sta continuando a correre, io adesso fugo. Okay. Ok, andiamo alla ricerca di questo Sonic statuetta e il diamante perduto. Ma dove possiamo mai trovare Sonic statuetta e il suo diamante perduto? Non ne ho la più pallida idea, di sicuro sarà fra queste piante, non credi? Vinci, attento perché in queste piante ci sono tanti insetti, li senti? Sì. Diavoletti, stiamo cercando il diamante perduto di Sonic e la sua statuetta, ma non c'è nulla, nulla di nulla. Guardate, qui c'è solo terreno e ci sono tantissimi insetti. E ci sono anche tantissime spine, dobbiamo stare molto attenti. Vinci, guarda! Che c'è? Guarda qui sotto! Cosa c'è qui? Qui c'è una porta segreta. Tanto, questo sembra proprio un passaggio segreto. Sì, questo è un passaggio segreto. Ma è fantastico! Cosa? Diavoletti, guardate! In questo passaggio segreto si nasconde proprio la statuetta di Sonic e il suo diamante perduto! Ce l'abbiamo fatta! Ok, e adesso cosa dobbiamo fare? Avete sconfitto Sonic pauroso, complimenti! Avete sconfitto Sonic pauroso? Ce l'abbiamo fatta! Sì, sì, ce l'abbiamo fatta! Ma adesso, Vinci, dobbiamo aprire altre 3 uova! In effetti! Diavoletti, apriamo l'uovo di Among Us pauroso? No, perché ne sei così convinto? Posa subito quest'uovo! Io sono convinto! Io ho sempre sognato di vedere Among Us da vicino nella vita reale e quindi aprirò quest'uovo. Siete d'accordo con me, diavoletti? Apriamo l'uovo di Among Us pauroso? Ok, se proprio insisti. Apro l'uovo di Among Us pauroso. Ok. E da quest'uovo uscirà Among Us pauroso? Cos'è questa polvere gialla? Ok. Grazie. Questa voce è molto strana. Among Us pauroso. Ci sta parlando. Sta dicendo di entrare in casa. È orribile. È stata tutta colpa tua. Adesso avviciniamoci furtivamente in casa nostra. Vinci, ti devo dire un segreto. Tanto non urlare, Among Us gigante potrebbe sentirci. Ti devo dire un segreto. Dai, di quale segreto? Allora, prima, quando siamo entrati in casa perché Sonic ci ha chiamati, sputa il rospo che c'è Among Us gigante che ci sta aspettando lì dentro. Io ho preso il nostro cagnolino. Hai fatto una cosa davvero tenerissima e bellissima, perché il nostro cagnolino in quella casa si sarebbe spaventato tantissimo con Among Us gigante che ci aspetta lì dentro. Quindi adesso è con noi al sicuro. Sì, ciao amore. Infatti l'ho preso, così con noi sta al sicuro. Hai fatto proprio bene. Ma adesso ci spetta entrare. Grazie. Ok, entriamo in casa.
Cosa? Ok. Ma perché adesso la luce è gialla? Chi c'è in casa nostra? Vinci? Ma questo è il peluche pauroso di Among Us? Ma anche il peluche gigante. Cosa? Il mio padrone sta per arrivare. Il padrone sta per arrivare? Il suo padrone sta per arrivare? E il peluche è già gigante, non oso immaginare il padrone. Sì, oh, no. Sarà enorme, enorme, enorme. Enormissimo. Dobbiamo subito scacciare. Per far andare via Among Us pauroso da casa vostra, dovete trovare questi tre personaggi di Among Us. Cosa? Quindi dobbiamo trovare questi tre personaggi di Among Us per scacciare via Among Us pauroso da casa nostra? Vinci? Cosa? Non lo senti il peluche? Mai, è impossibile, impossibile. Io vado a cercare i tre personaggi. Ma Vinci! Vinci! Perché scappi? Perché scappi? Hai sentito il peluche? Il peluche di Among Us ha detto che non troveremo mai questi tre personaggi. E invece li troveremo perché dobbiamo assolutamente scacciare quell'Among Us gigante. Ok, Vinci, ma non parlare troppo. Dobbiamo cercare questi tre personaggi di Among Us. Dividiamoci. Ci dobbiamo dividere? Eh sì, così li troveremo più in fretta, tieni. Ah, ok, diavoletti, io e Vinci ci siamo divisi. Così Vinci cerca da un'altra parte e io cercherò da un'altra parte. Per adesso ho trovato solamente spine. Oh, cosa? Ma questi sono i personaggi. No, non ci vedo molto bene. Questi sono mandarini. È un frutto, non è un personaggio di Among Us. Diavoletti? Vinci, sta attento alle piante. Ok, diavoletti. Pensavo che il personaggio di Among Us arancione era questo frutto, ma questo è solo un mandarino. Diavoletti, dove possiamo trovare questi tre personaggi? Personaggio di Among Us, personaggio di Among Us. Cosa? Vinci, vieni qui, vieni qui. Che traccia? Cosa? Ma perché quel sole sta mangiando il personaggio di Among Us? Io le mani lì non ce le metto perché questo sole potrebbe anche darmi un morso sulla mano. Potrebbe anche parlarci. Oh no, è davvero spaventoso questo sole. Ma prendiamolo, dai. Oh, cosa? Ce l'hai fatta? Abbiamo trovato il primo personaggio di Among Us. Ma il problema è che ne mancano altri due. Oh, primo trovato. Cos'è questo suono? Ok, dobbiamo trovare gli ultimi due personaggi. Personaggio di Among Us. Personaggio di Among Us arancione e nero. Vinci, guarda, avvicinati. Cosa succede? Guarda, in questo buco vedo qualcosa di arancione. È un pezzettino di formaggio. Oppure è il personaggio di Among Us. Eccolo, abbiamo trovato il secondo personaggio di Among Us. Era nascosto in questo buco. Ok. Cos'è questo suono? Ok, diavoletti, adesso dobbiamo trovare l'ultimo personaggio di Among Us. E Among Us pauroso andrà via da casa nostra. Dove si potrà mai trovare l'ultimo personaggio di Among Us? E anche di colore nero? È molto difficile da trovare. Personaggio di Among Us. Non so perché ti stai avvicinando in questa zona buia. Io non ci vengo, qui c'è un buco, qui c'è un buco. Sì, controlliamo qui dentro. Potrebbero esserci tanti animaletti lì. No, non vedo nulla in questo buco. Che c'è? Ma lì c'è qualcuno che ci fissa. C'è qualcuno che ci sta fissando. Io diavoletti? Ma non è un fantasma. Vinci, non è un fantasma. Cos'è? Quello secondo me è il personaggio di Among Us. Sì. Mi ha fatto venire un colpo. Ok, diavoletti, adesso posizioniamo l'ultimo personaggio qui e finalmente Among Us pauroso andrà via da casa nostra. Cos'è questo suono? Ok. Avete sconfitto Among Us pauroso, complimenti. Abbiamo sconfitto Among Us pauroso? Sì, 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 Vinci. Ma adesso dobbiamo aprire le ultime due uova. Adesso sì che sono triste. Diavoletti? Ma sapete? Lì c'è un uovo molto strano. È gigante. Sì, è un uovo gigante. E poi ci sono tre personaggi. Perché? Non lo so. Chi uscirà? Questo è un uovo misterioso. Guardate, c'è Mario Bros. Poi c'è Elmo. E poi c'è Iron Man. Ma sono tutti e tre paurosi. Ok, io non voglio far uscire nessuno di voi che
tiriamo via quest'uovo gigante? No, Vinci, io sono molto curioso. Quindi adesso, diavoletti, apriremo quest'uovo gigante. Chissà chi uscirà, Mario Bros Pauroso, Elmo Pauroso o Iron Man Pauroso? Diavoletti, apriamo quest'uovo. Chissà chi uscirà da quest'uovo? È davvero gigante? Cos'è questa polvere rossa? Ok. Sembra proprio la voce di Mario Bros. È proprio Mario Bros. Ok, Vinci, entriamo in casa e sconfiggiamo Mario Bros. Mi sto mangiando le dita perché non voglio vedere Mario Bros. Famoso. Non mangiarti più le dita. Vinci, stiamo per entrare in casa e stiamo per vedere tutti Mario Bros. Pauroso. Ed è orribile, non è una cosa bellissima. Ok, entriamo in casa. Cosa? Vinci, ma perché la luce di casa nostra è rossa? È tutto molto rosso qui. Cosa? Vinci, guarda chi ci sta fissando! Guarda chi ci sta fissando! Chi sta fissando? Ok, ma noi leggiamo qui allora. Ok, qual è la sfida per far andare via Mario Bros? Per far andare via Mario Bros Pauroso da casa vostra, dovete giocare a questo gioco. Questo è un gioco. Queste sono delle pedine. Qui c'è un dado, sembra tutto molto difficile. Sì, questa è la pedina di Mario Bros. E qui c'è la pedina di Yoshi. Continuiamo a leggere. Dovete giocare a questo gioco senza farvi mangiare dalla pianta? Questa pianta con questi denti aguzzi? Sì, Vinci, allora, noi dobbiamo giocare a questo gioco. Ma se ho capito bene, questa pianta ci mangerà? No. Ma noi non dobbiamo farci mangiare, e vinceremo. Ok, per vincere a questo gioco, non dobbiamo farci mangiare da questa pianta. E dobbiamo scegliere la pedina. Io scelgo Mario Bros. E io sarò Yoshi. Ok, Vinci, inizio io? Ok, diavoletti, devo giocare a questo gioco senza farmi mangiare da questa pianta. No. Ok, inizio. Cos'è questo suono? Ok, lancio il dado. Cosa? È uscito il numero uno? Devo muovermi di una casella? Uno. Ok, e devo cliccare una volta qui. Il numero che esce qui è il numero delle volte che devi cliccare questo pulsante. Ok, una volta. Non mi ha mangiato. Ok, devo fare l'ultima volta. Due. È uscito il numero due. Devo muovermi di due caselle. Uno e due. Uno, due. Non mi ha mangiato. E cos'è questo suono? Ho vinto! Adesso tocca a te. Vai, posiziona Yoshi. Cos'è questo suono? Ho posizionato Yoshi e quindi ho iniziato il gioco. Ok, Vinci, lancia il dado. Che numero è uscito? È uscito il numero uno. Uno. Ok, Vinci, devi cliccare una volta il pulsante adesso. Ok. Speriamo che la pianta non ti mangia. Ah, non ti ha mangiato. Speriamo che questa pianta non ti mangi. Cosa? Ti è uscito il numero due? Ok, adesso mi muovo due volte. Vai, muoviti due volte. Anche se ho davvero tanta paura. Uno. Adesso, se la pianta ti mangerà, Mario Bros Pauroso non andrà mai via da casa nostra, quindi non devi farti mangiare dalla pianta. Non devi farti mangiare da questa pianta. Non mi ci far pensare, ok? Adesso devo premere due volte questo pulsante. Di sicuro la pianta non mi mangerà. Vai, clicca due volte. Che bello! Cos'è questo suono? Il suono della vittoria! Sì! Cos'è questo Mario suono? Mario Bros Pauroso. Mario Bros Pauroso? È andato via da casa nostra? È sparito? Non c'è? Ok, Vinci, ma abbiamo sconfitto Mario Bros Pauroso.
E ti ricordo che dobbiamo aprire l'ultimo uovo. Manca l'ultimo e vinceremo questo gioco. Ok. Diavoletti, adesso dobbiamo aprire l'ultimo uovo, l'ultimo. L'ultimo. E voglio scegliere un uovo rosa. Voglio scegliere proprio un uovo rosa. E scegliamo Kirby Pauroso? No, no, guarda gli occhi di Kirby. Oppure Peppa Pig Paurosa, che ne dici? Oh, mi interesserebbe, però lo sai. Ok, diavoletti, abbiamo scelto, abbiamo fatto la nostra scelta. Adesso apriremo l'uovo di Peppa Pig Paurosa. Apriamo quest'uovo, l'uovo di Peppa Pig Paurosa. Questa polvere è molto strana, è rosa. Okay, non volevo aprire l'uovo di Peppa Pig. Vinci, senti anche tu, questo è il verso di Peppa Pig. Entrate. Ok, Vinci, perché abbiamo aperto quest'uovo? Cosa? Oh, che bello, è tutto molto rosa qui. Vinci, ma perché la luce di casa nostra è rosa? Vinci, ma quello è un peluche. È un peluche. Non è un peluche qualsiasi, è proprio Peppa Pig. Guarda gli occhi, guarda gli occhi. Sono molto spaventosi. La tua padrona sta per arrivare. Oh, diavoletti, dobbiamo subito vincere la sfida. Subitissimo. Perché Peppa Pig Paurosa sta per arrivare, sta per arrivare. Per far andare via Peppa Pig Paurosa da casa vostra, dovete trovare la sua famiglia e i suoi amici. Dobbiamo trovare la famiglia di Peppa Pig e poi i suoi amici? Come facciamo a trovarli? Dove sono? Io non li ho mai visti. Ok, diavoletti, dobbiamo metterci subito alla ricerca. Perché, perché? Sentite? Peppa Pig sta per arrivare. Li sentite, passi? Li sentite? Io mi avvio, ciao. Ok, io e Vinci ci siamo divisi. Io sto cercando da un'altra parte e Vinci sta cercando da un'altra parte. Ok, controlliamo qui sotto perché c'è un buco. Guardate, c'è un buco. Ok, controlliamo. Vedete qualcosa? Questo buco è molto pericoloso. Cosa? Ma quella è... la mamma di Peppa Pig! Ok, prendiamola. No. Ho trovato il primo membro della famiglia di Peppa Pig! Vinci, che c'è? Quello è un membro della famiglia di Peppa Pig? Sì, sì, ho trovato il primo! Mi sembra di averne visto un altro, corri, corri! Ecco, mi sembra di averne visto un altro proprio qui! Cosa? Dietro questo gatto! Vinci, ma questo è proprio... Hai ragione, hai ragione! Io non mi sbaglio mai! Dietro questo gatto c'è qualcosa di rosa? Ok, dobbiamo prenderlo! No. È caduto! Ok, vediamo chi è! È il papà! Abbiamo trovato i primi due membri, questo e questo. Adesso mancano 1, 2, 3, 4, 4! Vedi qualcosa? No, tu vedi qualcosa, io Vinci, niente. Sì, vedo qualcosa. Dove? C'è qualcosa incastrato qui dentro. E tiralo fuori, cosa aspetti? Oh, cosa? C'era proprio... un membro! Ok! Ok, diavoletti, alziamo un po' la testa. Cosa? Ma... sopra la mia testa c'è proprio... un altro membro! No, no! L'ho preso! Aia, mi è caduta tutta la polvere in faccia! Ok, diavoletti, abbiamo trovato altri due personaggi. Ecco fatto! Adesso mancano gli ultimi due! Dove sei? Cosa? Dove Vinci? Si trova, Peppa? Vinci, guarda! C'è qualcosa incastrato lì dentro! Ok, Vinci. C'è un serpente, perché io sento il verso di un serpente lì. Ok, ma noi dobbiamo prendere Peppa Pig! Ah! Fuggi, Vinci, fuggi! Vinci, manca l'ultimo personaggio, l'ultimo personaggio! E dove si potrà mai trovare? Ok, Vinci, controlliamo sotto questi sassi. Ok. No, nulla. Nulla? Nulla. Cosa? Ma sotto quel sasso c'era proprio un altro personaggio! Abbiamo completato. Ho cancellato anche questi personaggi e adesso... Avete sconfitto Peppa Pig Paurosa. Complimenti. Avete sconfitto. Abbiamo sconfitto Peppa anche Pig Peppa Pig Paurosa. Siamo liberi. Finalmente abbiamo finito questo gioco. Ora potete entrare in casa vostra. Ora potete entrare in Adesso possiamo entrare in casa. Sì, entriamo.
Ma vogliamo farvi una domanda. Voi quale uovo avreste aperto? Ci sono tantissime uova qui. Avreste aperto l'uovo di Nemo pauroso? Oppure l'uovo di questa arancia paurosa? L'uovo di Doraemon pauroso? O l'uovo di questo bambino? Ci sono tantissime uova. Commentate qui sotto e fateci sapere quale uovo avreste aperto. Diavoletti, è Vinci che vi parla. Eh sì, sono Vinci. Allora, adesso volevo dirvi un piccolo segreto, anche se non è proprio un segreto. Domani, 11 aprile, è il compleanno di Anto. Eh sì, avete capito proprio bene. Voglio tantissimi auguri, lo so, non è il mio compleanno, ma voglio tantissimi auguri per Anto, perché ne resterebbe davvero felicissimo.